splendida cornice dell'Istituto Comprensivo di Filippo De Ruggero per l'occasione, trasformato in un gradevole ospitale teatro all'aperto con l'allestimento di un palco, il giorno giovedì 26 maggio si è svolto uno degli appuntamenti più attesi dedicato alla cultura, organizzato nella città di Brusciano e della sua Proloco. Tale evento, denominato Incontro Giornalistico Letterario Guido De Ruggero, con un parterre di ospiti noti nel mondo della cultura partenopea. Il tema della manifestazione, organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune e la presenza del sindaco di Brusciano, Giacomo, è stato la lingua napoletana e le sue radici tra letteratura e giornalismo. La scuola ha ospitato personaggi del giornalismo, della cultura e della musica, tra cui il presidente dell'Ordine dei giornalisti Mimmo Falco, il presidente della Proloco di Villaricca Armando De Rosa, il presidente della Proloco di Brusciano Antonio Francesco Martignetti, il giornalista Leandro Del Gaudio, lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni, il presidente dell'Umpli Napoli Luigi Barbati, Maria Di Fiore, dirigente Circolo Didattico Dante Alighieri, Don Salvatore Porcaro, parroco della comunità interparrocchiale di Brusciano. La giornalista Luisa Mariani ha moderato il convegno dedicato ad una delle lingue più belle del mondo. L'evento affonda le sue radici nell'incontro già avvenuto venerdì 12 novembre 2021, tenutosi nell'Istituto Comprensivo di Via Vittorio Veneto, con la partecipazione di Armando De Rosa, presidente della Proloco di Villaricca e vicepresidente del Comitato Scientifico per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano, che si è mostrato felice di condividere e sostenere il progetto della Proloco di Brusciano. Proprio perché l'incontro del 12 novembre è stato dedicato al genius Sergio Bruni, la giornata di giovedì 26 maggio si è aperta con l'esecuzione da parte dei ragazzi studenti dell'Istituto Comprensivo De Filippo De Ruggiero del brano Carmela di Sergio Bruni. L'incontro si è arricchito delle testimonianze raccolte nelle interviste fatte ai nostri microfoni dal giornalista Mario Orlando. Tutti gli attori della manifestazione hanno rilasciato la loro testimonianza ai microfoni di Umpli Napoli News, le quali sono di seguito riportate in questo video. Allora, il dottor Armando De Rosa, presidente della Proloco di Villaricca. Presidente, ecco, lei è molto impegnato per quanto riguarda queste manifestazioni culturali e non solo. Vediamo tanti bambini, tanti maestri, insegnanti, ma soprattutto abbiamo uno star, una star, ecco, il professore De Giovanni. Sì, in effetti abbiamo iniziato queste iniziative con il amico e collega, presidente della Proloco di Brusciano, Francesco Antonio Martignetti. A ottobre scorso stavano già lavorando, questa è la Proloco, sull'identità di questi territori. Fortunatamente la realtà come questa, un poco distante dalla città capoluogo, mantengono ancora questa identità. E io ho scoperto con mia somma gioia che in effetti c'è ancora un discorso che si porta avanti per mantenere la tradizione, cioè la nostra lingua, che oggi va per la maggiore, anche io penso grazie all'istituzione del Comitato Scientifico per la Salvaguardia e la Valorizzazione di questo patrimonio importante che è patrimonio. Maurizio De Giovanni è il presidente, io sono il vicepresidente e quindi Antonio ci chiese insomma questa chiusura di questo impegno e io sono qua a rappresentare e sono contento di essere qui. Presidente De Rosa, si parla di giornalismo, lei ha avuto dei ruoli importanti all'Ordine dei giornalisti a livello nazionale, quindi ha molto da dire a questi ragazzi perché lei ha fatto esperienza diretta. Sì, in effetti si indicavano come il quarto potere. Oggi che i poteri sono tutti quanti affievoliti, insomma, forse siamo diventati uno dei primi, se usato in modo buono, se portare avanti la nostra tradizione, la nostra cultura, sono, voglio dire, un ruolo importantissimo. Meno importante diventa quando in effetti poi si straripa nel discorso, diciamo così, della calunnia, della mettere in prima pagina cose che non ci sono. Io sono fatto il consigliere nazionale dell'ordine e da là sono stato uno dei primi consiglieri del consiglio di disciplina nazionale, votato dalla metà dei partecipanti, eravamo in 150, e poi per due mandati anche consigliere di disciplina per la deontologia, nominato dai due presidenti Alemi e Gargano. Quindi ai giovani dico: affacciatevi a questa professione, che se fatta con amore e compassione vi darà grosse soddisfazioni. Sono tante le firme che hanno, insomma, illustrato, voglio dire, questo mestiere.
presidente del Corecom Mimmo Falco. Presidente, lei è molto impegnato per quanto riguarda i giovani e non solo. Ecco, lei è venuto qui per far comprendere a questi giovani che il futuro, ecco, sono loro. Il futuro sono loro attraverso lo studio, l'impegno, la capacità di capire, di dialogare, di parlare e di stare a fianco alle persone, evitando la realtà virtuale, che è la realtà dei social, che purtroppo sta facendo cambiare completamente la società attuale. Presidente, la vediamo spesso impegnato nelle scuole, ecco, lei come presidente del Corecom fa, diciamo, ecco, da stimolo a questi giovani, ma soprattutto li incoraggia a crescere, ecco, nella cultura e nella legalità. Legalità e cultura sono un binomio indiscendibile. Senza la cultura non si avrà mai la legalità. Più i ragazzi impareranno, più studieranno, più si renderanno conto e coscienza di che cosa significa la libertà. Ecco, diciamo, lei viene qui in periferia proprio per far sì che questo possa essere, diciamo, ecco, uno stimolo anche alle istituzioni. Lei è molto impegnato proprio per quanto riguarda il rilancio, ecco, di questa bellissima città, perché questi ragazzi sono il futuro. L'area metropolitana di Napoli è una realtà unica. Non si può promuovere il centro senza promuovere anche la cinta urbana, che peraltro è portatrice di bellezza e di bellissime realtà, come questa scuola che è bellissima, piena di bella gioventù e di ragazzi. Quindi promuovere il territorio significa tutto il territorio, non una parte soltanto. Cosa dirà a questi giovani stamattina, ecco, questo pomeriggio? Parleremo, io credo, della lingua, dell'importanza della nostra lingua, dell'importanza della letteratura che è prodotta in questa lingua. Parleremo di questo ritorno all'autoconsapevolezza, questa voglia di essere di nuovo napoletani. Ok, grazie maestra. Dottoressa Lina Vaia, quindi lei è molto impegnato per quanto riguarda la Proloco, ma soprattutto il rilancio, ecco, di questi giovani per far comprendere la legalità e la cultura. Certamente, il compito della Proloco, oltre ad essere quello di preservare e ricostruire le risorse che abbiamo in paese, è anche essenzialmente far capire ai ragazzi l'importanza della cultura. Con la cultura si combatte la legalità, l'illegalità, chiedo scusa, con la cultura si cresce. La cultura è qualcosa che ti fa veramente capire di essere parte del territorio, della tua terra, e di comprenderne tutti gli aspetti positivi e negativi. Maria Di Fiore, dirigente della Dante Alighieri, quindi vediamo qua dei giovani molto motivati, ma soprattutto, ecco, aspettano consigli, ma soprattutto formazione. Cosa possiamo dire, preside? Noi siamo molto contenti questa sera di essere qui in questo parterre importantissimo, molto prestigioso. E qui ci sono gli insegnanti che sono la forza trainante di tutti questi progetti bellissimi rivolti ai bambini. Ci sono qui queste giovani leve che aspirano a fare i giornalisti, e adesso facciamo dire qualcosa a loro. La maestra Elisa. Cosa ti spinge, ecco, a intraprendere la carriera di giornalista? A portare le notizie alla gente, quelle vere, per poter informare tutto il mondo, anche noi bambini. Quindi ci sono anche, ecco, le insegnanti che ti guidano, ma soprattutto ti consigliano a fare una lettura per informare correttamente. Sì, gli insegnanti ci sono molto d'aiuto facendo soprattutto questi progetti. Allora, mi dicevano che tu sei molto appassionata per quanto riguarda il gossip, ecco, la cultura, è vero? È molto vero, perché sono una bambina di quinta elementare che sono molto curiosa e spesso mi spingo sempre a curiosare e indagare nelle varie vicende che accadono ogni giorno nel mondo, perché sono una bambina molto curiosa e sempre interessata ai vari fatti. Ecco, vuoi diventare giornalista, ma giornalista di che cosa? Di cosa vorresti occuparti? Di gossip, pubblicità, cronaca, politica? Cronaca. La cronaca, ti piace moltissimo informare? Sì. Perfetto. Io sempre di cronaca. Quindi la cronaca ti affascina perché sono informazioni? Molto, molto. Okay.
Presidente Luigi Barbato, ecco Presidente, lei ha parlato ovviamente delle radici, del territorio, la Proloco ovviamente ha un compito ben preciso, quello di accostarsi al territorio e far crescere la cultura ma soprattutto la lingua napoletana. Sì, la Proloco ha come obiettivo primario quello di sviluppare e promuovere il proprio territorio, stiamo ragionando sulla lingua, sul dialetto napoletano inteso come lingua, perché è bene creare questa differenziazione. Lo abbiamo fatto presentando un progetto di servizio civile come Umpli Napoli, quindi tutte le Proloco della provincia con volontari di servizio civile. L'anno prossimo i volontari potranno lavorare a questa a questo argomento, potranno fare protocolli con scuole, con amministrazioni e formare quindi i bambini che rappresentano il futuro, il nostro futuro. Quindi Presidente, si dà la possibilità a questi bambini, ma soprattutto a coloro che volessero intraprendere, diciamo, queste bellissime iniziative, ma soprattutto questi progetti che mettono in condizione questi bambini di rappresentarsi e rappresentare il territorio. Allora, i progetti riguardano giovani dai 18 ai 29 anni e quella è un'esperienza, io la definisco prelavorativa, perché in qualche modo li forma per la vera attività che poi faranno lavorativamente parlando nella loro vita. Questi giovani avranno poi il dovere, e hanno già il dovere perché li abbiamo già in servizio per un numero di 150 per la provincia di Napoli, di interloquire con i più piccoli e di trasmettere a loro quelle che sono le nostre radici, la nostra cultura, le nostre il nostro impegno quotidiano sul territorio. Presidente, quindi abbiamo qui lei che rappresenta ovviamente la Proloco a livello nazionale, a livello provinciale, quindi vogliamo dire che la Proloco ovviamente offre dei servizi in un modo gratuito, ma soprattutto mette a disposizione dei professionisti che sappiano veramente interfacciarsi, ma soprattutto dare risposte concrete. Alla Proloco si affacciano sempre più professionisti, ma sono professionisti volontari ai quali basta la cosiddetta pacca sulla spalla e ritorniamo a casa tutti contenti. Leandro Delgado, quindi questo evento sta proprio a formare i piccoli giornalisti che amano fare cronaca, soprattutto io ho intervistato dei ragazzi, delle ragazze e sono particolarmente affascinati da questa professione. Ecco, cosa possiamo dire a questi giovani, Leandro? Possiamo dire che fare questa professione significa diventare protagonisti della propria vita, del proprio tempo, senza subire gli eventi, ma raccontarli, perché raccontare una cosa significa mettersi nel punto di vista di chi osserva l'episodio che si consuma e riesce anche a dominarlo in un certo modo. Fare il giornalista è un poco come fare il cittadino con la C maiuscola, perché significa diventare protagonista e padrone del proprio destino, arbitro, capito, di quello che accade, piuttosto che subire una serie di informazioni che oggi tu mi insegni ruotano attraverso i canali social, ti arrivano addosso in tutti i modi e quasi sempre sono informazioni edulcorate, fake, sbagliate, viziate, drogate. Invece tanto vale essere giornalista, verificare sempre le cose che ti accadono, saperle raccontare e diventare arbitro del proprio destino. Che consiglio possiamo dare a questi giovani? Più che un consiglio è un obbligo, bisogna leggere, non smettere mai di leggere, se leggi tanto diventi un giornalista. Giacomo Romano, sindaco di Brusciano. Sindaco, interagire sul territorio, vedere questi giovani che sono il futuro di questa società. Lei ha fatto un bel discorso di radici, quindi cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Che finalmente dopo questi anni bui di pandemia ritorniamo a mettere in risalto, in evidenza la nostra identità. La nostra identità è senso di appartenenza a questo territorio. Leandro Del Gaudio, Maurizio Del Giovanni combattono per il territorio, io ho sempre parlato di bruscianesità, niente di più vero può essere questo connubio tra arte, cultura e giornalismo nell'ambito del ragionamento su Guido De Ruggiero, un uomo che ha combattuto per il liberalismo europeo e italiano ed è un fiore all'occhiello per la nostra città. Sindaco, quindi dicevamo la cultura parte dalle scuole, lei ha voluto fortemente che si interagisce e che si facesse, diciamo, un evento che possa dare la possibilità a questi bambini di credere nel futuro. Sì, questo è un evento non estemporaneo, è stato frutto di un percorso lungo, li ho accolti in comune i ragazzi, la redazione giornalistica mi ha fatto tante domande, mi ha fatto strappare tante promesse, tanti nodi al fazzoletto, questo aumenta la cultura critica dei nostri ragazzi che poi rappresenteranno la nostra futura classe dirigente, quindi che ben vengano queste attività, anzi si incentivino sempre di più.
sperando un giorno di poterle fare in quell'auditorium là, che è da 20 anni una ferita sanguinante di questa città. Noi abbiamo avuto 2 milioni di euro per ristrutturarlo, erano 20 anni che era dimenticato. Sindaco, la sua giunta ovviamente è impegnato per la cultura, lei particolarmente li stimola affinché si possa dare sempre delle risposte a questi interrogativi che pongono i giovani giornalisti, che sono la realtà di questo territorio. Sì, allora il mio assessore alla cultura, alla legalità, alla gentilezza e al randagismo è Monica Cito, una collega sua, una giornalista impegnata, una giornalista anticamurro. Questo proprio per dare un input ben preciso. I ragazzi con il comune in un percorso di crescita, di critica, di studio, di evoluzione.